Eccomi qui, di nuovo con la salone italiana. Beh, vi volevo parlare un po' di me per quale motivo? Perché volevo spiegare a voi determinate cose, ma voi che vi pensate? Che da dove parte il mio fascino? Beh, voi direte, no, non hai fascino, non ti si incula nessuno, sei brutto, ma una donna neanche ti si avvicinerebbe. Beh, dico, a voi uomini, le donne mi si avvicinano, e come? Perché sapete di una cosa? Beh, una cosa è certa, io ho molto più fascino di voi. E soprattutto, io ho avuto poche donne, ma concrete, con delle storie molto che durano. Voi che vi pensate, che al giorno d'oggi sono tutte facili? Ebbene sì. Non dico quelle, perché a me la donna facile non mi interessa. Per il mio criterio, visto che mi chiamo Stallone in italiano, un significato ci deve essere. Voi direte, qual è il significato? Beh, lo stallone italiano lo dice il nome stesso. Pensate e aprite la mente, no? Anzi, le donne devono aprire la mente. La mente verso di me. Per quale motivo? Perché io sono un tipo molto... Capito? E nello stesso tempo gli uomini di oggi sono... cartucce. Lo stallone italiano è il top del top. E poi gli uomini, come si suol dire, nell'ambito sessuale sono morti. E sono piccoli. Altezza e mezza bellezza, come si suol dire. Comunque, fatto stare che nello stesso tempo io vi posso dire di una cosa. Al giorno d'oggi bisogna sapere soddisfare una donna. E non tutte si possono soddisfare. Comunque gli uomini al giorno d'oggi sono morti di figa. Io non sono morto di figa, e sapete perché? Perché la donna la scelgo io. Voi direte, è impossibile. Ebbene sì, lo stallone italiano sceglie anche la donna. Se la donna non si fa corteggiare, lo stallone italiano la sa anche scattare. Comunque, con questo posso anche finire. Ricordatevi di una cosa, che nell'ambito sessuale è voi che dovete soddisfare la donna. E non parlare, dico, io rimorchio, io parlo, io sono coglione, sono qui, sono lì. Ma comunque io faccio vedere anche la faccia, non come voi. E non, capito, no? Comunque, fatto stare, ricordatevi di una cosa. Nella vita non servono i muscoli. Nella vita non serve che siete tutti luci e lampadati. Nella vita non serve la chirurgia plastica e l'estetica. Ricordatevi di una cosa, con il fisico ci si fa molto poco. Sì, ci sono donne superflue, però ricordatevi di una cosa, lo stallone italiano sa come soddisfare una donna. Come si dice lo stallone italiano? Lo dice il nome stesso. Beh, un messaggio per voi donne. Ricordatevi di una cosa, che chi non ha provato lo stallone italiano non ha provato niente ancora. Provatevi, e il successo è assicurato. Questo non è un gioco e non è neanche uno scherzo. Contattami, baby. Ciao.